È stato il tributo ad un grande artista, Aurelio Fierro, simbolo della canzone napoletana nel mondo, figlio della terra di Irpinia, a cui era particolarmente legato a Montella, suo paese natale. A lui è stata dedicata la 10ª edizione del Premio Internazionale Ambasciatore del Sorriso 2023, a 100 anni dalla sua nascita. È un significato importantissimo perché innanzitutto siamo proprio nel mese di nascita di mio padre, poi una Schiangioino è una location che lo ha visto anche consigliere comunale, nella sala dei baroni. Era orgoglioso delle sue origini montellesi, ne andava fiero e lo diceva sempre. È la Napoli che cresce, la Napoli che si pone come capitale nel mondo degli eventi di solidarietà. È un premio che va verso l'ottimismo, quindi meglio di così non si può, poi è bellissimo. Bellissimo posto della città. È un modo per sottolineare, ringraziare e dare il nostro sostegno a un'iniziativa bella, che ci piace e che è in linea con i nostri principi, i nostri valori. Regalare un sorriso a una persona che magari è in una situazione di più sfortunata, diciamo così, di me stesso, di noi, quindi riempie il cuore e essere riconosciuto